Ogni malizia e ogni frode e ipocrisia, le gelosie e ogni maldicenza, come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale per crescere con esso verso la salvezza, se davvero avete già gustato come buono il Signore. Stringendovi a Lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sio una pietra angolare, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso. Onore dunque a voi che credete, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d'inciampo e pietra di scandalo. Loro vi inciampano perché non credono alla parola, a questo sono stati destinati. Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua immirabile luce. Voi che un tempo eravate non popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Voi, un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo sacramento. Questa meravigliosa pagina dell'Apostolo San Pietro ci porta in un certo senso anche dentro la solennità che stiamo vivendo, dentro la festa che stiamo vivendo, soprattutto con l'immagine del bimbo che si nutre appena nato di puro latte spirituale, che noi contempliamo oggi l'Immacolata Concezione, la cui ragione d'essere è la maternità divina, e non senza motivazioni anche simboliche. Il Figlio di Dio ha voluto essere quel bimbo neonato che si è nutrito realmente di latte naturale, non spirituale, al seno di Maria Santissima, colui che avrebbe poi detto nel Vangelo: se non diventerete come bambini non entrerete nel regno di Dio. E che ci fa subito comprendere questa immagine di San Pietro, no? Bambini appena nati che bramano il puro latte spirituale, il latte che è l'alimento integrale per un bambino si nutre solo di latte e contiene tutte le sostanze utili alla sua crescita, specialmente quello materno, e è di colore bianco che simboleggia la purezza, e l'immagine insomma del bambino veramente neonato, pompante, è proprio l'immagine della dipendenza totale, dell'innocenza totale, specialmente se dopo il peccato originale è stato anche battezzato, completamente e veramente dipendente, che proprio prende la vita totalmente dalla madre, no? Nostra madre è la Divina Maria, ma noi sappiamo che la maternità di Maria sussiste, ecco, e vive nella Chiesa. Quindi un bambino che si nutre del puro latte spirituale è innanzitutto una persona che, pur essendo adulto, ha la capacità e la forza di rinunciare, non è facile, a tante convinzioni acquisite, a tanti modi di pensare, a tante idee, e rimettersi nelle condizioni di un pompante, di uno che non sa nulla, e andare a ricostruirsi, a rifarsi ex novo, contingendo a cosa? A quella che si chiama la pura e santa dottrina della Chiesa, anche la festa che stiamo celebrando, la pura e santa dottrina della Chiesa, quindi l'Immacolata, un dogma di fede che è venuto da un Papa, e accettando quindi di rinnovarsi completamente a questa fonte, la vita di una persona che torna alle origini, che torna alla fonte, che beve questo latte, una vita diversa,
perché, come dice il Signore, le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. San Pietro, che è l'autore di questa lettera, avrebbe chiesto il punto di morte di essere crocifisso al contrario, alla rovescia, non solo per motivazioni, come dire, collegate alla sua personale sensibilità, no? Lui non si riteneva degno, pur dovendo soffrire pene atroci, di morire nello stesso modo come era morto il suo maestro, quindi con la crocifissione retta, diciamo così. Ma anche, a quanto pare, perché attraverso questo gesto del capovolgimento dell'essere crocifisso a testa sotto, quindi vedere il mondo al contrario, spostato di 180 gradi, è un'immagine anche questa molto simbolica, perché ordinariamente, ecco, i pensieri degli uomini, anche delle brave persone, per carità, sono diametralmente opposti a quelli di Dio. Le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, disse il Signore per mezzo di Isaia, tanto i cieli sovrastano la terra quanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Ecco perché Gesù dice nel Vangelo: se non diventerete come bambini, non c'entrate nel regno dei cieli. Cioè dovete avere la capacità veramente di, pur essendo grandi, di autoconsiderarvi come un bambino che non sa nulla. Però che non sa nulla è la luce di tutte le cognizioni, di tutte quante le idee, di tutte quante le certezze che ha maturato per una vita, no? Non è una cosa, un'operazione facile. Qualcuno ha scritto non senza motivo, e a mio avviso non senza ragione, che non c'è nulla a cui l'uomo più difficilmente rinuncia che alle sue idee, alle sue convinzioni. Ecco, quindi diventare bambini che bramano pur latte spirituali. In questo senso la devozione alla Madonna, insegnata da tanti santi, è un aiuto formidabile. E anche per alcune caratteristiche, no? Ecco, la Madonna è fondamentalmente una mamma. E il riconoscersi bisognosi di una mamma, ecco che è proprio l'immagine della debolezza e della dipendenza assoluta, fa molto bene. Non esiste immagine, come dire, più tenera, ecco, di un bambino che si appoggia sul petto della madre, che stringe col seno e che sa che lì è al sicuro da tutto, non capisce niente, non sa neanche parlare, ma se sta appoggiato sul seno della madre sta al sicuro. Magari il Signore volesse mandarci un raggio da questa benedetta Eucaristia, ecco, e metterci nel cuore a disposizione di questo genere, vivere questa grande infanzia spirituale, come è stata chiamata autorevolmente da Santa Teresa di Gesù Bambino. Dentro questa logica, dentro questa ottica, con tutte le esortazioni di San Pietro, le vostre ogni malizia, un bambino non è capace di avere una malizia, non è proprio capace. I bambini per antonomasia sono privi di malizia, a differenza dei noi grandi, no? Ogni frode, ogni ipocrisia. Sapete che i bambini quando cominciano a parlare sono disarmanti, no? E dicono sempre la verità anche quando fanno fare certe figure impressionanti, no? Ecco, perché sono semplici, sono schietti, non sono capaci di essere ipocriti, di fare finta, di recitare. Le vostre gelosie sono in maldicenza. Qui San Pietro richiama un po' alcuni aspetti del suo confratello nell'episcopato, nel discepolato, che era San Giacomo, ricorderemo, no? La maldicenza, le lingue che dicono male, ecco, maledire, che era la maldicenza, no? Ecco. I figli di Dio dicono bene, parlano bene, seguono la regola dei grandi santi. Se su qualcuno puoi dire bene, parla. Sebbene non puoi dire non ci riesci, taci. E niente gelosia, lo sappiamo che la gelosia, che è un aspetto particolare dell'invidia, che è l'anticarità per antonomasia, si può essere gelosi anche
delle cose più sante, che può essere attaccati anche apparentemente, ecco, a cose sante. Alla gelosia vanno tutte le vostre, anche quelle per la verità disordinate tra marito e moglie, tra fidanzato e fidanzato, perché chiaramente la gelosia è patologica, perché un po' la gelosia, anche Dio è geloso di noi, lo dice nell'Antico Testamento, no? Io sono un Dio geloso, ma c'è una gelosia sana e c'è una gelosia insana. La gelosia sana è quella che è normale e che è propria dell'amore, quindi che ti amo e dichiaro di essere amato. La gelosia insana è quella che rende la vita impossibile, che sta vicino per mancanza di fiducia, che distrugge, oppure che guasta i rapporti perché si ha uno stesso oggetto di desiderio e si vorrebbe vedere tutto per sé, considerando chiunque ci si avvicina come un rivale. Queste sono le prime esortazioni di San Pietro. Poi c'è un po' il tema della meditazione di questa sera. Bellissima questa immagine, lui è la pietra viva, questa pietra viva è stata rigettata dagli uomini, gli uomini non lo vogliono Gesù, non lo volevano ieri e non lo vogliono oggi. Oggi riassistiamo a questa scena in maniera un po' drammatica, un po' forte, no? È da 40 anni, 50 quasi, che è in atto il processo di spopolamento delle chiese. La gente proprio non gliene importa proprio niente, ecco, questo popolare. E si ripropone, come io mi fa sempre tanta devozione, tra poco arriverà Natale, quella scena che fa un po' stringere il cuore, no? Dobbiamo un po' immaginarla. Questo santo uomo di San Giuseppe, questa santissima donna di Maria, che bussano alle porte di Betlemme, dateci un alloggio, io starei per partorire. Mica ce l'aveva scritto in testa, insomma, che sarebbe stato un parto virginale in dolore, no? Quindi era comunque una donna che sembrava, come tutte le altre donne, senza nessuna pietà. Alla fine hanno trovato un tugurio, un postaccio, insomma, se uno a Betlemme se ne rende conto, fetido, malmesso, sporco, freddo. Quindi era chiaramente, come tutte le cose divine, questo era un fatto significativo, questo non è soltanto un modo con cui Dio ha voluto insegnarci la povertà, che è certamente presente nel mistero del Natale, il disprezzo della gloria, degli onori umani che non servono a niente, no? Ma era anche un po' una espressione di quello che sarebbe stato. Gesù non è voluto, non voglio, purtroppo. Pietra viva rigettata dagli uomini, anche da alcuni che pensano di essere suoi amici, ma che in realtà sono novelli di Giuda, che tutto sono meno che suoi amici, anche se a volte si atteggiano e si mostrano lontani. Ecco, se noi abbiamo avuto la grazia, ecco, di poterla accogliere, ecco, chi accoglie Gesù viene immediatamente da lui impiegato come pietra viva. Che significa pietra viva? Significa che la Santa Chiesa, noi a volte abbiamo delle idee un po' distorte della Chiesa, non si vede subito, come si fa le domande, ragazzi, del Catechismo, che cos'è la Chiesa? La Chiesa è il luogo dove ci raduniamo per ascoltare la parola di Dio. Pensano subito alla casa dei mattoni, quelli un pochino più grandi, un po' più smaliziati, con dei bambini. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è questa cosa strana, questa organizzazione potente, cioè il Vaticano, lo ignora, tutte queste cose strane. In realtà la Chiesa è il corpo di Cristo, quindi è l'insieme dei discepoli di Gesù che si stringono a Lui e che attraverso la vita che ricevono da Lui diventano vita per gli altri. Come? In maniera molto semplice, già per noi essere qui, pregare un po'. La preghiera di un cristiano non è mai strettamente privata. Tra poco nella coroncina dell'Immacolata riceveremo il Padre Nostro. Diciamo Padre Nostro, Padre Nostro, Padre Mio.
venga il tuo regno, dacci, dimetti. Stiamo pregando per noi e per tutti, quindi la nostra azione è benefica, beneficante per tutta l'umanità, anche se uno sa, no? Come quella di Gesù. Partecipiamo del suo sacerdozio, cioè della sua attività, volta alla salvezza delle persone. E siamo, come dice San Pietro, stirpe eletta, sacerdozio della Gran Nazione Santa. È importante per noi, per carità, lontano da noi ogni forma di superbia e di orgoglio, che sono cose che non hanno niente a che fare con lo stile divino, però c'è, come dire, una forma sana e santa di gratitudine e anche un certo senso di fierezza, ecco, non dipendente dai nostri meriti, ecco, certamente da quello che dice lui, che noi figli di Dio dovremmo un pochettino riscoprire, no? A volte i cristiani, specialmente oggi, si nascondono. Sembra che se ti vai in segno di croce quando vai a pranzo fuori, come se avessi cosa fatto, che cosa, tanto tutti dicono, che fa questa situazione della croce? Adesso è il tempo natalizio, ricominciano le questioni, non si fanno i presepi nelle scuole, perché poi questo non là. Cioè sembra che oggi, vabbè, se proprio vuoi essere cristiano, fai pure, ma tienilo per te, per non t'azzardare a mostrarti come tale, perché altrimenti ti fanno neri tutti quanti. E una certa timidezza anche da parte nostra un pochino alimenta questa cosa, no? Perché sembra veramente che pure uno dice, beh, quanto sono sciocco, ancora vedo tante cose, fammi sta zitto, se no mi prendo un giro. Adesso, per carità, non dobbiamo andare a fare nessuna crociata, dare un po' di culo a nessuno, fare i profeti o cose di questo genere, però non abbiamo nulla di cui vergognarci di essere figli di Dio, Anzi, noi siamo la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato, perché proclami le sue opere meravigliose. Quindi certamente non stiamo a giudicare nessuno, a non mortificare nessuno, siamo pieni di stupore, perché io tutti i giorni che mi alzo la mattina ringrazio il Signore che mi ha fatto nascere in Italia, che mia madre mi ha fatto battezzare, che mi ha dato il dono del sacerdozio, perché io sono cose che dipendono dai miei meriti, no? Però dipendono dai miei meriti, però non sono cose di cui mi vergogno, non mi vergogno di essere prete. Non vado in giro vestito come un laico, perché non voglio che mi vedano, anzi, vado in giro vestito come prete, e se qualcuno si fa due risate, perché dice, questo è ancora vestito come al Medioevo, non mi interessa. Per me il vestito che porto è un grandissimo onore, non è una fonte di vergogna. Ecco, così noi tutti, senza ostentare, senza sbandierare, non dobbiamo avere nessuna paura di mostrarci amici di Gesù, amici della Chiesa, no? Anche quando partecipiamo a qualche evento pubblico, no? Anche essere qui, certamente, se qualcuno di nostri lo sa, è un fatto significativo. Partecipare, per esempio, a una processione. Io quando ero piccolo, un po' più sciocco, capivo il senso di tante cose, ma che bisogno c'è andare alla processione, andare in giro a fare sta cosa, a fare quattro canti stonati come le vecchiette che vanno a messa la sera? Pensavo questo, purtroppo. Invece anche una processione è un gesto importante, perché una processione è un gesto pubblico di fede. Io non mi vergogno di camminare, di fare un piccolo sacrificio presso la statua della Madonna, ma presso un santo, perché sono orgoglioso, santamente orgoglioso, di essere devoto della Madonna, di essere devoto di quel santo, di appartenere alla Chiesa, che è il popolo di Dio, come ci ricorda anche San Pietro, no? Noi non siamo massa morfa, un popolo, siamo il popolo di Dio. Bene, questo tempo di avvento, questa solennità che ci sono a vivere, ci aiuti a riscoprire le grandi grazie, i grandi doni che sono stati fatti, ad approfondirli, a coscientizzarli sempre di più, perché possiamo sentirci quello che siamo. Io penso che sia importante non avere paura, ecco, né tantomeno vergogna del mondo, ma presentarci con quella letizia, con quella gioia, e anche, ripeto, con quella santa fierezza che direttamente, con molto garbo e carità, però
dice: guarda figlio mio, se c'è qualcosa di cui vergognarsi, bisogna vergognarsi di vari peccati, non bisogna vergognarsi né di essere poveri, perché non c'è più, né di essere ignoranti, di non averci le lauree, perché non servono a niente, ma tanto meno di essere figli di Dio. C'è solo una cosa che bisogna vergognarsi, di vari peccati, questo sì, di tutto il resto non ci vergogniamo, meno che mai di essere discepoli di Gesù, salvati da lui, membra del suo santo popolo. Siamo andati adorato e ringraziato ogni momento.